Buonasera a tutti, siamo qui per questa splendida mostra di Tamura Akihiro, un artista giapponese che espone presso la Chieha Gallery in questo mese di dicembre. Un artista dedito alla grafia, alla penna, all'inchiostro, alla china. Un artista dedito a quello che è il suo ambiente, l'habitat naturale. La natura non vista come il fotografo vede ciò che ha intorno, quindi un artista che non si ferma al senso visivo, ma un artista che va oltre. Per Tamura Akihiro il paesaggio è una parte del cielo, una parte spirituale. Tamura Akihiro è un artista che vede in ciò che ha intorno una parte del creato, vede un Dio, vede una forte spiritualità, respira il senso di questa spiritualità e riesce a interpretarla. La interpreta certamente cercando di replicare sulla carta ciò che osserva, ma lo fa dandogli quello che sono le emozioni, le sensazioni che riesce a captare da ciò che osserva. Vediamo la parte settentrionale del Giappone, è un artista che vive la sua nazione come se fosse una parte di se stesso, vive la sua nazione come se fosse davvero casa propria, ma una casa che non è un luogo in cui abitare, ma principalmente un luogo da rispettare. Quindi Tamura Akihiro è un artista che quasi venera, è come se lui ogni volta che crea un paesaggio pregasse ognuno di questi quadri come se fosse una preghiera che Tamura Akihiro rivolge al proprio paese, al proprio habitat naturale, a quell'habitat naturale in cui è nato e in cui vive. Vediamo come sia molto attratto proprio dai paesaggi naturali, vediamo delle montagne, vediamo dei boschi, vediamo delle vallate, e come sia anche attratto da quelle che sono le architetture della storia. E dopo vedremo, ci sono anche delle opere come queste, per esempio, dove ci sono architetture più moderne, un ponte, la stazione di Tokyo. Quindi è un artista che ci dice: dobbiamo valutare quello che è la natura, quello che è l'habitat anche senza l'uomo, dobbiamo valutare l'uomo nella sua contemporaneità, in questo tempo, nel nostro presente, ma dobbiamo valutare l'uomo anche per quello che era anticamente. Vedete anche queste vecchie strutture, vedete quel ruscello che rimanda a quella che era la poetica del tratto giapponese nel periodo medievale. Quindi è un artista che cerca di prendere il passato, il presente e persino ciò che era un tempo, quindi l'antichità, e diffonderlo in un unico tempo per dire all'uomo: rispettiamo l'ambiente. In realtà è un messaggio molto forte, perché noi viviamo su un pianeta che non ha una sua sostituzione. Se il pianeta dovesse inquinarsi e non dovessimo più riuscire a viverci, per noi sarebbe la fine. Quindi Tamura Akihiro ci dice: attenzione, perché noi viviamo in una sorta di paradiso. Il mondo è un paradiso perché ci concede ogni giorno di poter vivere. Ed è una grazia quasi celestiale che si vede in ogni sua opera, la minuziosità di queste rappresentazioni. Sono rappresentazioni che appunto si riportano alla preghiera, alla spiritualità. Tamura Akihiro è certamente una bellissima espressione dell'arte giapponese, che è davvero un onore avere esposto in Italia, ed è davvero un onore che abbia scelto questa bellissima galleria nel centro di Milano, che è la Chieha Gallery. Grazie.